Carissimi, come state? Spero stiate bene. E siamo di nuovo giunti a sabato e siamo anche addirittura d'arrivo. Questo è il penultimo sabato con la terza edizione di Un Nobel per te. E ci sarà infatti l'ultimo che sarà il prossimo. Vi raccomando perché ci sarà chiaramente una nuova edizione più in là. Non vi so dare un momento, una data precisa, trascorrerà un po' di tempo. E poi richiamerò le armi, quindi chiunque si volesse accodare sappia che lo potrà fare. Come andiamo a portarci a casa questa penultima, questo penultimo appuntamento con degli scrittori di tutto rilievo? Vi raccomando, vi ricordo che il video è introduttivo a chi recensirà e avrete i link in giornata appena disponibili dei canali che, e saranno grandi sorprese come sempre, recensiranno il libro del Nobel di cui io ora vi parlo e vedrete il link in evidenza man mano che appunto loro saranno disponibili in giornata di sabato o se ci dovesse essere qualche ritardo più in là, ma li troverete. Allora, parliamo del premio Nobel del 1994 e del premio Nobel del 2005. Il premio Nobel del 1994 è Kenzaburo Oe. È un autore molto interessante perché ha avuto una vita alquanto travagliata dal punto di vista del suo impegno politico e in particolare nascendo nel 1935 a Uchiko risente molto di quello che è stato il periodo e l'evento dell'invasione, dell'occupazione americana del dopoguerra. In ogni modo, riceve addirittura, però, oltre a queste conseguenze, delle minacce di morte, dagli estremisti di destra, perché lui si dichiara e inizia a comporre molte delle sue opere anche in una direzione di denuncia. E la caratteristica di questo grande autore è che diventa un cultore dell'Europa e in particolare della Francia, tant'è che si laurea in lingua e letteratura francese con una tesi proprio su Sartre. In ogni modo, la sua personalità è davvero potente, appunto, scrive molti, molti libri, con una denuncia, di sottofondo e sono libri sempre molto, molto dolorosi, tant'è che, per ricordare un altro evento molto importante, nel 1963 diventa padre e questo suo primo figlio ha delle gravi lesioni cerebrali, però figlio che diventa uno sprone per portare avanti anche le istanze di certi pregiudizi sociali. Kenzaburo Oe viene insignito del premio Nobel per la letteratura con questa motivazione: per avere creato con forza poetica una sovrapposizione d'immagine tra mito e vita che si intrecciano in una sconcertante visione del mondo d'oggi. Magnifico. Non vedo l'ora di sentire le recensioni. Il premio Nobel invece del 2005 è Harold Pinter. Pinter in realtà si caratterizza per la sua scrittura da commediografo, da autore, da drammaturgo e da poeta. Harold Pinter è appunto un drammaturgo britannico, nato a Londra nel 1930
anche lui inizia una lotta forsennata verso le ingiustizie che ritrova soprattutto dopo la guerra, dopo il concetto del colonialismo, anche nelle manifestazioni contro la guerra al Vietnam. Anche lui quindi trasporrà nelle sue opere molta della sua sensibilità contro le ingiustizie sociali e scrive quindi opere meravigliose, tra cui La stanza, Il compleanno, Il ritorno a casa, e parteciperà ad un film famosissimo, La donna del tenente francese. Inoltre, la sua origine ebraica lo farà chiaramente, lo renderà sensibile anche rispetto ai temi delle discriminazioni, e anche qui saranno utilizzati come fonti per le sue più grandi opere. La motivazione con la quale gli è stato insignito il Nobel è la seguente: per la sua opera che ha rivelato il precipizio che sta sotto le chiacchiere quotidiano e costringe a entrare nelle stanze chiuse dell'oppressione. Purtroppo nel 2008 già ci lascia a 78 anni. Vi raccomando, non vedo l'ora perché so che le opere di questi grandi autori sono di estremo pregio. Andiamo a seguire i video dei canali che hanno aderito, grandi sorprese, e io vi aspetto con un Nobel per te per il prossimo sabato e con il prossimo video. A prestissimo!